Se ne va un altro pezzo storico di Piacenza. La copisteria di Via Roma ha chiuso i battenti. La sua proprietaria, Yolanda Lepretti, ha detto addio, non senza nostalgia, dopo 40 anni di attività, di cui i primi 10 trascorsi in Via Mazzini. La mia chiusura non è dovuta al coronavirus, ma bensì ai raggiunti limiti di età. Ho lavorato più ancora per 5-6 anni. E poi, siccome all'orizzonte non c'era nessuno che subentrava al mio posto, ho deciso di chiudere l'attività. Migliaia di fogli, di file e di stampe sono passati sotto le sue mani. Il negozio è stato punto di riferimento per intere generazioni. Mi è dispiaciuto tantissimo per i miei clienti, anzi colgo l'occasione per abbracciarli veramente tutti, perché per me sono stati come una famiglia. Come è cambiato il lavoro nel tempo? Il lavoro nel tempo, quando abbiamo incominciato, c'era moltissimi dattiloscritti, fotocopie. Poi dai dattiloscritti siamo passati alle stampe di file. Molti studenti che venivano a stampare questi file, e voglio salutare anche loro perché sono stati un po' dei figli, diciamo. Venivano, anzi si chiacchierava, mi perdevo volentieri, poi magari la sera mi ritrovavo a lavorare fino alle 22. Un mestiere in continua evoluzione, quello con cui si è misurata Yolanda. L'avvento di internet sembrava determinare la fine della copisteria, ma non è stato così. La copisteria sembrava che fosse finita, mentre invece no. Devo dire che la copisteria non è finita. E anche i miei colleghi sento che lavorano.